Siamo con l'avvocato Francesco Amendolito, cofondatore e partner di Amendolito e Associati. La ringrazio innanzitutto per averci raggiunto. Grazie, grazie. L'avvocato è stato protagonista della tavola rotonda dedicata al tema del welfare. Welfare che ristruttura i rapporti tra il lavoratore e il proprio contesto lavorativo. Quanto è importante quindi una normativa che definisca il welfare sulla base delle specificità aziendali e territoriali di riferimento? È molto importante, sì, se ne è parlato, appunto si è evidenziato come il welfare e l'intera normativa sul welfare non solo determina e dà l'avvio a quello che è un atteggiamento proattivo delle parti sociali rispetto appunto alla crescita, allo sviluppo imprenditoriale nel nostro paese, ma anche come strumento per favorire il raggiungimento di un obiettivo principale, cioè quello di garantire il benessere psicofisico dei lavoratori all'interno dell'azienda, affinché gli stessi possano appropriarsi di quelli che sono, di quella che è la loro realtà aziendale, quelli che sono gli stessi obiettivi aziendali, in un'ottica di miglioramento delle stesse performance e quindi di uno sviluppo industriale con un ulteriore raggiungimento di obiettivi anche di redditività e di fatturati per le aziende stesse. Il vocabolario del mondo del lavoro sta cambiando e lo sta facendo anche molto rapidamente. Si parla tanto di smart working, il cosiddetto lavoro agile, ma ora la nuova parola d'ordine è diventata gig economy, ovvero il lavoro occasionale. Ecco, che scenari futuri si prospettano per questo tipo di lavoratori e per il mondo del lavoro in generale? Sì, siamo in una fase di totale cambiamento. Il cambiamento è dettato non dalla evoluzione normativa, ma dal cambiamento, dall'evoluzione economica, dal cambiamento del mercato, il mercato che si evolve, e quindi in questo momento si parla di industria 4.0, si parla di rivoluzione copernicana all'interno di quello che è il fare azienda, il fare impresa, e per questo motivo l'intero mondo del lavoro deve guardare a questo cambiamento non con paura, non in un'ottica di titubanza rispetto a questi cambiamenti, ma in un'ottica propositiva. Quindi si può fare, emerso oggi da una slide che è stata proiettata, che il lavoro persona unito all'ibrido, quindi all'intelligenza artificiale, performa di gran lunga di più rispetto al singolo lavoro della persona o al singolo lavoro della macchina, dello strumento robotico per esempio. Il problema è che sia le norme giuslavoristiche, quindi le norme del mondo del lavoro, sia le parti sociali, attori di questo mercato, devono modificare proprio l'approccio, quindi le norme devono garantire, cioè non ci si può trovare, lontano da quello che è il cambiamento, e quindi delle norme che garantiscono il cambiamento attraverso la tipizzazione di nuove tipologie. Di nuove tipologie contrattuali, formazione, quindi puntare sulla formazione e puntare anche su delle relazioni sindacali, delle relazioni industriali che abbiano come obiettivo quello di un cambiamento anche della contrattazione collettiva nazionale e aziendale. Non si può essere orfani di istituti e di norme che possano garantire tutti i lavoratori, cioè guardi, è da tempo che nella dottrina si parla di questo, cioè noi nel 1970 abbiamo avuto una norma che è stata fondamentale per i diritti dei lavoratori e per il lavoro in generale, che è lo statuto dei lavoratori, ma oggi non si può parlare di statuto dei lavoratori, ma di statuto del lavoro, statuto dei lavori, per cui è necessario dare voce a tutte quelle forme, quindi lì ha parlato di gig economy, ma non è soltanto la gig economy, a tutte quelle forme di differente tipologie contrattuali, quelle forme di necessaria flessibilizzazione del rapporto di lavoro che le aziende richiedono, e non possono questi fenomeni rimanere orfani di norme che tutelino gli stessi rapporti. Questo per far sì che non si fermi quello sviluppo imprenditoriale, industriale del nostro paese, quindi anche economico, ma nel pieno rispetto di quelli che sono i diritti del lavoratore, i diritti sindacali, i diritti a una retribuzione equa e sufficiente. Ringraziamo l'avvocato Amendolito per il suo intervento, io vi restituisco la linea.
Thank you.